Ciao. Ciao, Sempronio, bentornato. Se. Sei emozionato di essere in semifinale? Ho la pelle d'oca, guarda. Uè, coso, abbassa la cresta, va. Ma abbassala tu, che sei nonna papera. Sempronio, comunque vada, la semifinale è un bel traguardo. È quello che direbbe un fallito. Dello sport, anche la medaglia di bronzo è una medaglia importante. Ma certo, perdete. Uè, Ciccio, basta perdere tempo, vediamo come te la cavi. Ecco, brava, che oggi ho di meglio da fare. Tipo guardare la vernice che si asciuga. Cosa ci hai portato, Sempronio? Suonerò un brano di cultura classica con il flauto. Interessante, sentiamo. Grazie. Sempronio, sicuramente ci hai messo passione. No, ho comprato il flauto ieri. Gli hai voluto comunque portare questo brano in semifinale? Lo ritengo più che sufficiente. Sempronio, se ti risparmi troppo in una gara, poi rischi di non andare più avanti, perché siamo in semifinale e i concorrenti sono molto agguerriti. Sono agguerriti, mica bravi. Ciccio, sei stata una pippa con quel flauto, avresti dovuto studiare di più. Ho studiato quello che meritava la gara. Sempronio, secondo noi tu... non passi in finale, mi spiace. Posso dire un'ultima cosa? Certo, aspetta, basta che non sia la storia della nonna morta, non ci caschiamo più, Le tue parole mi offendono, non avrei mai usato una simile bassezza. Scusami, Sempronio, prego. So che la mia performance non è stata il massimo, ma ci tenevo a dirvi una cosa. Durante la pausa pranzo mi sono intrufolato nello studio, ho installato un esplosivo di piccola gittata sotto le vostre sedie, la quale detonazione è controllata a distanza da un telecomando che ho adesso in tasca. Se non confermate ufficialmente la mia presenza finale, premerò senza indugi il pulsante che vi farà saltare dalla vostra poltrona. Sei finale!